Allora, ben ritrovati a tutti, cari amici, bentornati in compagnia di Guerz86 e di una nuova video recensione in collaborazione con gli amici di quelli che telefonano.it. Oggi siamo in compagnia di Lumia 1520 per un video unboxing. Ormai credo che questo terminale non abbia necessità di andarlo a diciamo così, descrivere perché è veramente forse il miglior Windows Phone in commercio, se non per quanto mi riguarda la dimensione. Ma insomma, andiamo ad aprire la confezione di questo bellissimo Lumia 1520. All'interno della scatola troviamo chiaramente il device che per il momento mettiamo da una parte. Troviamo la spilletta per andare ad aprire il carrello della Nano SIM. Questo Lumia 1520 monta Nano SIM, quindi come iPhone 5 e iPhone 5S, quindi chi avesse intenzione di andarlo ad acquistare si ricordi che se qualora non avesse la Nano SIM di andare in un centro per la sostituzione. All'interno di questa custodietta in cartone troviamo il libretto di istruzioni del Lumia 1520, che è davvero, ma diciamo, pressoché inutile, visto che sono sì e no 5 pagine, ma ormai lo sappiamo, noi non abbiamo bisogno del cavetto delle istruzioni. Avevamo lo scontrino all'interno della confezione che sta cascando veramente di tutto. Cavo per la ricarica e per andare a agganciare questo Lumia al computer, quindi cavo micro USB, non è 3.0 ma è 2.0. Poi troviamo il classico caricabatterie da parete, quindi standard per tutti i telefoni. Poi troviamo gli auricolari in-ear di buona fattura. Non amo molto le cuffie in-ear, però ormai diciamo che tutti si sono standardizzati su questa configurazione qua. Qui in basso abbiamo questo big phone. Abbiamo il Lumia 1520. Andiamo a parlare subito di caratteristiche. Ha uno spessore davvero molto ridotto da 8,7 mm. Impressioni subito a primo impatto di questo Lumia 1520. Costruzione hardware a dir poco fantastica, cioè questo Lumia 1520 ha un hardware, una solidità, una compattezza davvero davvero bellissimo. Forse uno dei migliori smartphone a livello di costruzione che io abbia mai tenuto in mano. Chiaramente è gigantesco, è veramente grande, però ha caratteristiche davvero da top di gamma. Nella parte qui, diciamo, nella parte retro del terminale, fotocamera Carl Zeiss Purview da 20 megapixel. Offre scatti, soprattutto quando lo impostiamo in 16 noni, davvero spettacolari. Le foto vengono davvero davvero molto molto bene. Memoria interna da 32 giga, espandibile tramite la micro SD, che la troviamo qui in alto a sinistra, fino a 64 GB. Monta una batteria da 3400 mAh che ci garantirà assolutamente un'autonomia perfetta fino a fine giornata con uso intensissimo, con WhatsApp in push, email in push, navigazione internet, musica, tutto quello che volete. Questo Lumia 1520 vi garantirà assolutamente l'autonomia più giusta per un terminale di questa fascia. LTE ha tutte le connettività del mondo, Bluetooth 4.0, non gli manca veramente niente. Dicevamo, il display è un'unità da 6 pollici, è davvero molto molto bello. IPS LCD, un display in Full HD a 16 milioni di colori che sotto la luce del sole, intanto andiamo anche a accenderlo, vi donerà una visione del testo davvero spettacolare. Neri profondissimi per questo Lumia 1520. Dicevamo, la fotocamera da 20 megapixel, ha anche la fotocamera frontale, registra video in Full HD a 30 fps per secondo e la fotocamera è da 1,2 megapixel, quella frontale. Tutto quello che ci sarà da sapere attraverso questo Lumia 1520 lo vedremo all'interno della video recensione. Monta la versione software, che è la Black Edition per quanto riguarda Windows Phone, ovviamente Windows Phone 8 a 8.1 a bordo, fluidità d'uso davvero incredibile. Ormai il Lumia lo conosciamo, Windows Phone lo conosciamo, quindi è molto molto rapido e veloce andare a usare questo Lumia 1520. Piccolo consiglio da Guerz86: questo Lumia 1520 vi sorprenderà davvero. Ci sentiamo al prossimo video.